esprimermi al meglio in questa bellissima pista con dei salti anche molto belli, e ora ho abbastanza vantaggio in campionato. Se c'è qualche errore, rimediamo. Seguo Giuliano e Daniele con la scuola Pardi, e anche mio padre mi dà un sacco di consigli. Da ragazza affrontare la sabbia? È abbastanza, soprattutto confrontarsi con persone molto più grandi di te. Ecco, perché tu sei molto giovane, quanti anni hai? 15. 15 anni nella 125, una categoria fra l'altro su sabbia dove ci sono tanti piloti smaliziati, molto tosti. Sì, diciamo di sì. Allora, tu arrivi dalla Sicilia, da dove? Palermo. È una realtà molto bella, molto particolare, vede siciliani che gareggiano con una squadra bolognese, quindi voi gareggiate anche in altre gare oltre al Supermare Cross. Faccio il campionato italiano di enduro femminile e il trofeo Testori di enduro. Prima manche sono partito secondo, poi alla prima curva sono stato subito al comando, allungato. Non pensavo neanche io di doppiare il secondo, però avevo un ritmo un po' più elevato degli altri avversari in MX2. Seconda manche è partito un po' peggio, ho detto sto tranquillo, io il primo giro vedo bene traiettorie. Purtroppo in fondo il pilota del team Fontanesi si è toccato con un altro pilota, eravamo tutti vicini, l'ho preso dentro, sono caduto. Sono ripartito a metà gruppo più o meno,
Ho recuperato, sono passato in testa, sono riuscito a doppiare ancora il secondo, quindi vuol dire che il ritmo era buono, la pista era bella difficile, pensavo che fosse un po' più alto il livello, che ci fosse qualcun altro a fare le gare, però è stata una bella gara. Benissimo, sono fatto bene la prima manche, sono partito bene, però non benissimo perché alla prima curva proprio l'ho sbagliato, sono andato molto esterno e sono passato secondo e poi terzo. E ho finito in tutta la gara, c'è stato molto bagarre e ho finito secondo. Nella seconda manche sono partito sempre benissimo, solo che ho sbagliato sempre la prima curva, sono andato troppo esterno e mi hanno passato. E sono arrivato sempre secondo. Ringrazio tutti i miei sponsor e ringrazio Ben DVT, ringrazio Emanuele Giovannelli che è il mio team manager che oggi purtroppo non è potuto venire. Ringrazio anche mio padre, ringrazio MC Castellerano e tutti gli altri. Dominatore nella serie quad, Nicola Ciceri da anni milita nei campionati su terra ma anche su sabbia e si sta ben difendendo il pilota bergamasco. Bibione, prima tappa per i quad su sabbia, un inizio veramente da protagonista. Sì, la gara è andata molto bene, sono partito nella prima manche terzo quarto, però dopo la prima curva sono riuscito a passare secondo. Il primo è riuscito ad andare via, solo che dopo ho avuto una rottura meccanica. Quindi sono passato in testa e ho terminato mantenendo la prima posizione e la prima manche. Nella seconda invece sono partito meglio, ho fatto lo shot, poi sono riuscito a mantenere la posizione, riuscendo a controllare gli avversari dietro e concludendo poi la manche, che è bella tosta. We'll be right back.
Andrea Adamo, seconda tappa di motocross sulla sabbia, dopo Policoro il piccolo siciliano conquista la vittoria nella Junior anche a Bibione. Continua questa grande esperienza, ma che fatica qua, eh? Sì, nella prima manche e sono partito verso la terza posizione e ho tenuto Gaballo dietro per un giro, dopo quando mi ha passato su, la curva dopo è caduto e sono passato, però non mi è venuto più a raggiungere e quindi ho finito qui. Alessandro Lentini, una gara eccellente nella 125 per l'asso reatino del team Milano su KTM, ma soprattutto una super campione che lo ha visto addirittura conquistare un fantastico quinto posto in volata per il quarto con la sua 125 tra i grandi della 450. Sì, è stata una bella gara. La prima manche sono partito in testa, ho gestito tutta la gara e ho vinto 20 secondi di vantaggio. La seconda manche volevo dare il tutto e sono partito sempre in testa, poi la pista era molto bucata, quindi era molto difficile, ho dato il mio massimo e sono riuscito a vincere con un minuto di vantaggio. La supercampione, puntavo tutto sulla supercampione e infatti sono andato molto forte e sono partito lì con i primi, poi dopo nel rettilineo un po' di 4 e mezzo mi hanno passato e poi dopo sono messo sotto e ho recuperato fino alla quinta posizione. Peccato per l'arrivo che stavo passando Buso che era quarto, solo che purtroppo il 4 e mezzo è più veloce nel rettilineo. Dominatore assoluto in MX1 ma anche nella supercampione coast to coast, anche a Bibione sulla sabbia emerge il talento di Giovanni Bertuccelli. L'asso 23enne messinese del team Royal Pat Bardi ha un altro centro in questo fantastico campionato su sabbia. Beh sì, come dicevo prima, appunto due manche da ottimi risultati, peccato un po' per le cadute durante le manche, però stanno al gioco quelle. Poi niente, una supercampione magnifica, giustamente senza errori, e ho cercato giustamente di non fare errori, anche perché Giuliano già mi ha avvisato troppe volte di non fare cazzate, quindi però no, dai, alla fine è andata. Giustamente niente, contentissimo e speriamo di fare ora bene nelle prossime e di impegnarci già per il prossimo appuntamento a Malpensa.